ho 26. Io 28. Allora, che cosa ci fanno due ragazze di 26 e 28 anni qui? Io diciamo che sono stata trascinata in questo posto. Il mio fidanzato mi ha chiesto un giorno: tu lo vuoi fare con me? E io ho detto sì. Io in realtà stavo a Milano e facevo la stilista. Io prima facevo scienze politiche, la triennale, poi economia, poi ho lavorato in diversi posti e adesso siamo qui. Passo Santner, 2734 metri, sistema 7 delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità nel Parco Naturale Scilli-Arcatinaccio. Vi si arriva dalla Val d'Ega attraverso una ferrata dal rifugio Fronza alle Coronelle o dalla Val di Fassa attraverso i rifugi Gardeccia, Vaiole e Re Alberto prima di percorrere il Giardino di Rose di Re Laurino lasciandosi alle spalle le Torri del Violet. Michel e Romina ci sono arrivati quest'anno per restare, riaprendo il rifugio dotato di 12 posti letto dopo 6 anni di chiusura. E anche a loro è stata consegnata dalla Fondazione Dolomiti UNESCO la bandiera del patrimonio mondiale. Beh, io sono di Castelrotto e lei di Bressanone, però io sono già cresciuto su un rifugio, che è il rifugio Alpi di Tires, che è qui vicino. E grazie ai miei genitori, devo dire, siamo riusciti a comprare questo rifugio, che in realtà è già stato un sogno del mio nonno, che già lui voleva costruire un rifugio proprio qui in questo posto. Adesso secondo me si chiude proprio anche quel ciclo e siamo contenti di essere qui. Di possibilità lavorative ne avevate? È una scelta di vita e siamo super contenti ogni giorno, siamo ancora più contenti. C'è anche già della gente che sta tornando per una seconda e una terza volta e per noi è il miglior complimento che ci possono fare. Durante il resto dell'anno che cosa farete? Quello è il grande punto di domanda. È la prima stagione, abbiamo proprio lasciato tutto quello che avevamo giù a valle, siamo saliti e poi adesso vediamo come va la stagione. Quando scendiamo decideremo. Qualche difficoltà l'avrete trovata comunque? Sì, tutti i giorni, per noi comunque è tutto nuovo, sono condizioni molto particolari, non avendo l'acqua corrente. Adesso poco tempo fa ci hanno portato la corrente, ma anche quello prima, diciamo, non era sempre facile. I clienti che arrivano capiscono cosa state facendo, oppure anche la clientela dei rifugi tende un po' a comportarsi come se si trovasse a fondo valle? Ma dipende, ma devo dire che il 99% dei nostri clienti sono super simpatici. Sì. E un po' vivono con noi anche l'emozione che stiamo vivendo noi, devo dire, cioè che dai clienti torna tanto indietro. Allora, qui abbiamo la zuppa di goulash con cannella al tovagliolo e qua dietro cannella di api rosse con una salsa al gorgonzola. Come vi siete regolati con le quantità? Perché essendo appena aperto... È difficile all'inizio. Adesso devo dire che so più o meno le quantità. Tu hai sempre coltivato la passione. È vero. Per la cucina. È vero. Poi mi piacciono i cannelli. Il riconoscimento UNESCO ha portato un po' più di consapevolezza nelle persone, nel patrimonio paesaggistico e geologico. La diversificazione anche internazionale si sente. Sì, ma già ieri sera, no? Tre della Danimarca. Della California. Della California. Sì. Poi dell'Iran e del Messico. È giusto. Ma secondo me proprio la gente che viene anche da lontano, per esempio dagli Stati Uniti, dal Giappone, sono proprio quelle persone che sanno cos'è la Dolomia e sanno proprio anche dove si trovano le Dolomiti, che non è un posto unico, che sono parti diverse, mentre gli altri ospiti, italiani, tedeschi, austriaci, quelli che ci vengono spesso, magari un po' meno. Ragazzi, in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie. Grazie. Come è cambiato il modo di frequentare la montagna dopo Vaia? Se gran parte dei sentieri risulta regolarmente percorribile, anche grazie all'infaticabile lavoro di quanti si sono rimboccati le maniche in questi mesi, non mancano situazioni critiche dovute alla presenza di piante sui tracciati. Sul sito del CAI Veneto è disponibile un aggiornato censimento dei sentieri con l'indicazione della percorribilità o della necessità di una verifica, ma quali sono i consigli del soccorso alpino e delle guide alpine? Abbiamo avvicinato Michele Zandegiacomo, che riveste entrambi i ruoli. Il modo di andare in montagna
montagna dopo Vaia. È cambiato effettivamente? Allora, guarda, sì, è cambiato. È cambiato soprattutto per questa stagione, che è la prima subito estiva dopo Vaia, dove comunque la gente viene abitualmente anche. Ed è proprio questa abitudine, no, che gli porta un po' nell'errore. Interi posti, soprattutto poi che sono le zone dove le persone fanno quelle passeggiate non estreme, proprio le passeggiate a portata famiglia. E allora ecco che il consiglio che diamo noi, soprattutto perché le strutture qui che sono adibite proprio a far questo, quindi tutte le sezioni del CAI, tutti i comuni, tutte le guide alpine, la protezione civile è venuta a dare una mano adesso per le ultime 2 settimane e ha lavorato tantissimo. Comunque, pur dispiegando tantissime forze, non si riesce ad arrivare dappertutto. E allora vi chiediamo proprio, noi che siamo in montagna e vogliamo che voi godiate proprio di questo massimo splendore, informatevi. Appoggiatevi alle sezioni del CAI, appoggiatevi alle guide, agli uffici turistici, ai rifugi, che sono coloro che vivono proprio ogni giorno più inoltrati nella casa montagna, casa Dolomiti che noi vogliamo frequentare. I rischi più concreti quali sono? Di non poter proseguire o anche di perdere l'orientamento? Eh sì, succede proprio questo. Abbiamo avuto anche degli interventi proprio come soccorso alpino di situazioni proprio di questo tipo. Schivo il primo albero, però me ne trovo subito davanti un altro ancora e altri 30-50 in certe zone. E allora, cominciando poi a deviare 1, 2, 3, 4, 5, magari con a seguito il cane, la famiglia, i bambini, e lì poi si è visto che nemmeno una persona esperta, neanche un boscaiolo, riuscirebbe poi ad uscirne. Adesso, per assurdo, la comunicazione e l'informazione è facilissima perché è a portata di cellulare di tutti. Però ci sono anche lì dei limiti, nel senso che la vera testimonianza, quando parliamo di montagna, è prenderla da chi in montagna c'è oggi, domani, c'è stato ieri e ci sarà magari per tutta la stagione. La voce delle Dolomiti continua a Palazzo delle Albere a Trento, l'esposizione delle 60 fotografie delle Dolomiti interpretate da Alessandro Gruzza. Una mostra iniziata come parte del programma del Trento Film Festival 2019 e realizzata grazie alla collaborazione tra Fondazione Dolomiti UNESCO, Trentino Marketing e Provincia Autonoma di Trento. Una bellezza quasi sfacciata quella ritratta da Gruzza nelle sue foto dolomitiche, ma cosa si cela dietro ogni scatto? Dopo 300 giorni, che questa è la durata del progetto che mi ha visto stare in montagna negli ultimi più o meno 5 anni, ho avuto così il privilegio di instaurare una sorta di rapporto personale con queste montagne, quindi in ascolto della loro voce cerco di portare attraverso la fotografia, attraverso momenti di bellezza, quello che ho sentito, la loro parola, cioè proteggeteci, vogliateci bene, siamo così belle e maestose, montagne uniche, patrimonio non solo mondiale ma anche e soprattutto di ciascuno di noi. Bellezza e fragilità spesso vanno insieme, no? Vanno di pari passo. Spesso. Si affrontano lunghe camminate o intere giornate magari per un unico scatto. Tutte le uscite che ho fatto sono sempre state uscite di più giorni magari, quindi dietro alle uscite ci sono spesso notturni. Io dico spesso che le persone normali vanno in montagna dalla mattina alla sera in condizioni di bel tempo. Io spesso vado in montagna dalla sera alla mattina in condizioni magari di brutto tempo, tra virgolette. Però proprio in quei momenti lì che poi arriva la lama di luce o al confine tra giorno e notte in cui si manifesta questa bellezza e si rende più chiara e più intima questa voce. Per chi fa queste fotografie lei? Per voi innanzitutto, io credo, perché mi sento da un certo punto di vista un fortunato ambasciatore. Le protagoniste sono loro, non sono io, non è il fotografo, bensì sono loro. Pertanto il mio desiderio è proprio di condividere, trasmettere questa bellezza e anche questa fragilità. Sono delle fotografie di formato molto generoso, anche panoramiche di più di 2 metri di lunghezza, dove pertanto traspare in maniera molto forte il dettaglio, il colore. Sarà aperta per tutta l'estate fino al 1° settembre,
pertanto vi sarà un bel po' di tempo per poterla visitare e quindi per poter trasmettere questa magia magnetica che queste montagne hanno. Diciamo che facevo il falegname durante il giorno, alla sera ero comunque sempre qui in azienda con i miei, perché comunque ne sentivo il bisogno, la passione, cioè capivo che comunque era qui che volevo stare. Ho una soddisfazione personale, diciamo, soddisfazione morale più che sia, perché economica diciamo di no, nel senso che se dobbiamo fare i conti non vale la pena. Se andassi a lavorare in occhialeria, per dire, o facessi qualche altra attività da dipendente, guadagneresti di più? Ma guadagnerei di più sicuramente se facessi a parità di ore, insomma, di lavoro. E poi un discorso è che qui c'è anche una massa di pensieri che hai giorno e notte. Il nostro viaggio alla scoperta dei produttori della rete di qualità della Fondazione Dolomiti UNESCO arriva oggi ai 1400 metri della località Bde a Casamazzagno, nel comune di Comelico Superiore. Sopra la storica chiesetta di San Leonardo incontriamo Marcello Martini Barzolai, che da sempre conduce l'azienda agricola, a cui si è affiancata da qualche tempo l'attività del nipote Marco, chiamata Bde, che al conferimento del latte biologico ha aggiunto una serie di prodotti lavorati: burro, yogurt, formaggio, ricotta, panna cotta. Mio padre fa il casaro, lo fa per professione. Io sinceramente ho avuto la fortuna di avere mio zio e mio padre a fianco, che mi hanno insegnato moltissimo, se no la vedo dura per un giovane che parte dal nulla sapersi gestire degli animali. Poi si sente alla radio, giovane agricoltura più 40%, però è veramente difficile, nel senso che ci sono aziende che aprono oggi ma senza rendersi conto delle difficoltà che ci sono. Sono tutte le difficoltà degli altri, qui si aggiungono quelle territoriali, il gran frazionamento fondiario che comporta qualche volta delle acrobazie per tenere assieme un'anagrafe decente, e il mercato che si è globalizzato, ha compresso moltissimo il valore delle produzioni e quindi ci troviamo a lavorare ormai, diciamo, al limite. La qualità è una parola molto ambigua, ciascuno la usa con le proprie declinazioni. Possiamo raccontare delle storie, possiamo vendere quello che c'è intorno a un'azienda. La qualità per me vuol dire quello che contiene il cibo che produciamo. Sono sempre stato convinto che all'interno del cibo c'è la qualità di quello che si produce. Alla produzione di qualità si coniuga ormai sempre più spesso l'accoglienza. Una parte della casa di famiglia, dopo un accorto restauro conservativo, è diventata così un bed and breakfast gestito dalla moglie di Marcello, Elisabetta, e dalla figlia più giovane, Maria. Solo venendo qui le persone capiscono dove sono, quanto sforzo c'è per produrre quel tipo di qualità. Sì, non era l'impostazione della mia azienda, ma i giovani hanno rivolto l'attenzione in questa direzione e mi pare con soddisfazione anche. È molto probabile che la frequentazione di un luogo e la conoscenza diretta comporti anche l'apprezzamento di quello che si riesce a ottenere. Poi c'è una sostanza, che è una sostanza tecnica, anche scientifica se vogliamo, del lavoro, che io non ho mai trascurato. C'è la possibilità di lavorare per il futuro, basta che questo lavoro venga accompagnato da chi può accompagnare, insomma. Pensiero e politica. Chiudo un attimo gli occhi, passi il Monte Croce idealmente, cosa vede dall'altra parte? Va stimolata la dimensione del confronto con loro per migliorare anche qui la programmazione. Voi avete diritto alla rete di produttori di qualità delle Dolomiti UNESCO. Diciamo che può arricchire il valore non solo del prodotto ma anche delle Dolomiti. Poi diciamo che siamo i più grandi custodi del territorio qui, e se non c'è la mentalità di mantenerlo non si va da nessuna parte.